quando si vince non si può non essere soddisfatti. Tre punti senza dubbio importanti, quattro gol fatti ma anche due subiti contro un avversario, il Montevarchi in totale emergenza. Sesto risultato utile, difesa e attacco, croce e delizia nel primo tempo malgrado le numerose e pesanti assenze. Il Montevarchi si fa preferire sul piano del gioco, soprattutto dell'intensità, non proprio una prerogativa dei biancazzurri. Se c'è uno spartito ben definito, se c'è un'impronta riconoscibile, gli interpreti sono relativi. Evidente la mano di Malotti, complimenti. È chiaro che alla lunga, quando i ritmi si abbassano, emergono i valori tecnici. Alla fine, pur non rubando l'occhio, il Pescara ha meritato la vittoria, ma non c'è da esaltarsi. Vecchie amnesie, due gol incassati, non accadeva dalla trasferta di Pontedera. Dietro, la squadra di Auteri è tornata a ballare. Oltre al successo, da sottolineare l'ottima vena di Ferrari e Rauti. Due doppiette a testa, l'attaccante italo-argentino sale a quota 10 come le presenze da titolare. El Loco è vicinissimo al record personale di marcature 13 nella stagione 2017-2018 con la maglia della Pistoiese. Imprescindibile. Per Rauti 4 centri al termine della sua migliore prestazione stagionale. Parte esterno con licenza di accentrarsi. Da sottopunta per caratteristiche. Il classe 2000 riesce sempre a fare le cose migliori sfruttando il movimento e gli spazi creati da Ferrari. I due gol sono arrivati da posizione centrale all'interno dei 16 metri avversari. De Risio era all'esordio. Non giocava titolare dal 23 maggio. Playoff Feralpisalò-Bari. In questa stagione appena 7 minuti contro la Vibonese. Di certo è cresciuto la distanza. Un buon impatto, la condizione giocando è destinata a lievitare. Senso della posizione, prestanza fisica e buona proprietà di palleggio. Sicuramente il giocatore che serviva. Altra nota lieta, il debutto in campionato del 16enne Marco Delle Monache, classe 2005. Sfrontatezza e personalità. Il baby di Cappelle punta l'avversario, lo salta e va al tiro. In una manciata di minuti ha fatto molto meglio di Dursi, ancora lontanissimo parente del calciatore ammirato prima a Catanzaro, poi a Bari. Come Musciai e Clemenza entrati in corso d'opera, la qualità si è alzata. L'albanese ha risposto con intelligenza alla seconda esclusione di fila. Partendo dalla panchina, Memusciai può essere lo stesso, molto utile, soprattutto quando i ritmi si abbassano.